Suber è una collezione che parte da un progetto che si chiama Progetto Etico, dove noi raccogliamo ogni anno 30 milioni di tappi in Italia. Suber nasce proprio da questo, cioè è la materializzazione di quello che è il valore aggiunto di questa materia, una materia che era nella spazzatura ma che noi siamo riusciti a recuperare per produrre la bellezza. L'intuito di questa collezione è dimostrare che a partire da quello che teoricamente non serviva più a niente, noi possiamo ricreare qualcosa di utile e soprattutto qualcosa che abbia un valore e una bellezza associata. Questa collezione è ideata da un architetto sardo, Jari Franceschetto, ed è prodotta in Italia, a Vicenza, esclusivamente per noi da un'azienda che produce anche oggetti di design in sughero. Perciò parliamo di un progetto 100% riciclato in Italia e 100% prodotto in Italia. Cioè il nostro obiettivo è quello di creare una nuova materia che servirà non solo per la nostra collezione, ma servirà anche per altri designer che possano mettere il loro ingegno creativo al servizio del design. Il mio augurio è quello che scoprano nel sughero quello che noi abbiamo scoperto tanti anni fa, che è una materia unica, una materia viva, una materia bellissima, che se noi vogliamo la possiamo riciclare in continuo e soprattutto estrarre da questa materia esemplare, perché ricordo che le foreste di sughero sono uno dei 36 santuari di biodiversità nel mondo e che possano aiutare questa foresta a svilupparsi di più, perché ricordiamo che noi siamo in pieno cambio climatico, il sud dell'Europa tende alla desertificazione e l'albero di sughero è uno dei pochi alberi in grado di resistere a una situazione dove c'è poca acqua. Perciò più gente si unisce a noi in questo progetto, più importanza il sughero avrà e più le autorità penseranno al sughero proprio come una di quelle materie che possano aiutare in quella che è la riconversione forestale. La filosofia è quella di unire il sughero alla bellezza. Il sughero è la chiusura per eccezione del vino. Noi abbiamo voluto dimostrare con queste due mostre che il sughero può anche essere associato all'arte e al design. L'Earth Shooting Day, cioè il giorno in cui abbiamo esaurito la quantità di risorse che noi avevamo per quest'anno, l'abbiamo esaurito nel giorno 28 luglio. Perciò tutto quello che noi dobbiamo fare è pensare come riutilizzare le materie che noi abbiamo in natura in modo che così noi abbiamo un consumo più responsabile. Per noi la sostenibilità è fondamentale, cioè è parte integrante del nostro modello di gestione. Anzi, io credo che per tutti gli esseri umani la sostenibilità è l'unico modo di oggi di stare nella vita, a maggior ragione anche per le imprese. L'iniziativa su cui stiamo lavorando adesso, abbiamo appena partito, è quella di diventare organizzazione positiva. Cosa vuol dire? Portare i principi della scienza e della felicità al nostro modello di gestione sostenibile.